Realty in TV, buonasera. Abbiamo il piacere di ospitare un altro scrittore questa sera, Luigi Calisi, che è qui per presentarci il suo nuovo libro. Non so se sia un libro di debutto o meno, però parliamo di Il mondo finisce all'orizzonte. A tutti, Ciao. ciao a tutti, grazie per l'invito. Sì, è il mio romanzo di esordio in realtà, quindi per me è un debutto sulle scene e sono molto contento di essere qui. Un caro saluto alla nostra Queen, Giusy. Ciao Giusy. Buonasera direttore, buonasera, ciao Luigi, benvenuto. Ciao Giusy. Allora Luigi, il romanzo di debutto, tu comunque già ti seguiamo, giovanissimo, ma hai già, come dire, tanto da dire, da raccontare, già nel 2011 finalista al premio Campiello Giovani con Fino alla spiaggia. Tanti sono i tuoi racconti che sono stati pubblicati in diverse antologie, hanno vinto dei premi, ti sei occupato tanto, visto, di fantascienza. Di Esatto, sì. racconti di fantascienza, ho visto che scrivi sul blog Troppo lontani dalle stelle e che insieme a Michele Barbero sei autore del podcast sul cinema Rec VHS da vedere e rivedere. Esatto. Quindi già insomma hai fatto parlare di te e anche bene, però oggi parliamo appunto di questo romanzo, lo faccio vedere subito. Eccolo qui, Il mondo finisce all'orizzonte. Editore Libromania, uscito l'11 gennaio, uno strepitoso, direi, romanzo di avventura, ma con una forte matrice gialla, di thriller, perché dire che è solo di avventura sarebbe riduttivo. Ma prima di parlare bene insieme di questo romanzo, vorrei che tu ci raccontassi la gestazione, nel senso che è stata abbastanza lunga e anche tortuosa, perché tu inizi a Sì. scrivere Esatto, questo romanzo ben 10 anni fa. sì. E cosa è successo, Luigi? Scrivo questo romanzo appunto tra il 2011 e il 2013. Avevo già provato a scrivere dei romanzi, ma insomma, opere veramente imbarazzanti e impubblicabili. Scrivo questo romanzo e finalmente ci credo davvero. Penso di aver scritto qualcosa che potrebbe ambire alla pubblicazione. Così comincio un po' a sottoporlo all'attenzione di vari premi letterari, di alcune case editrici, e man mano colleziono soltanto dei rifiuti o addirittura nessuna risposta, come purtroppo spesso accade. Non so cos'è E peggio, cioè proprio per effettivamente, l'autostima e per proprio continuare, non so cos'è peggio, ma vabbè. devo dire che nonostante tutti i rifiuti, in maniera testarda rimango convinto della mia idea, che quindi il romanzo in qualche modo ha del buono e potrebbe ambire alla pubblicazione. E così anno dopo anno ci torno periodicamente a lavorare sopra, tagliando tantissimo, facendo delle modifiche anche sostanziali, fino a che alla fine, quasi così per provarci, soltanto per il gusto di farlo, lo mando al premio Fai viaggiare la tua storia, che è organizzato da Libromania e De Agostini. E avevo già partecipato a questo premio con lo stesso romanzo e non era andata bene, ma poiché avevo lavorato di nuovo sul libro, l'avevo modificato parecchio. Ci ho voluto provare lo stesso nel 2021 e è stata la volta buona. Dopo appunto quasi 10 anni di attesa in cui questo libro era rimasto nel cassetto, la giuria ha deciso di premiarlo. Il romanzo è arrivato in finale, ha avuto una menzione speciale ed è stato quindi pubblicato questo gennaio sia in formato elettronico che in formato cartaceo. Quindi alla fine, in qualche modo, grazie anche al lavoro costante, il libro ha visto la luce. Beh, lavoro, anche un amore, una determinazione, però secondo te cos'è che non andava? Era proprio una questione che ci dovevano essere dei tagli perché magari era troppo. Cos'era secondo te che non funzionava? Perché poi, ecco, i nostri amici a casa, qualcuno lo avrà letto sicuramente, ma tanti lo leggeranno dopo la nostra intervista perché è davvero, davvero strepitoso. Però secondo te cos'è che non andava? Nel senso, cos'è che all'inizio non ha colpito? Aveva tutti i difetti del libro scritto da un esordiente, che non aveva mai fatto questo prima d'ora, quindi descrizioni lunghissime, troppo didascalico, paura di non farsi capire e quindi spiegare troppo. Forse in questo la mia esperienza poi con i racconti che nel frattempo sono intercorsi,
mi ha un po' aiutato a affinare lo stile e la tecnica, e quindi alla fine io stesso, rileggendolo anno dopo anno, mi rendevo conto di cos'era che non andava e cosa andava tagliato, quindi penso che, ecco, sia stato molto alleggerito di tanta zavorra che non era utile. Diciamo che tutto ciò però è servito, ecco, diciamo che è un percorso che non è stato diciamo inutile, se assolutamente da questo punto di vista. Torniamo a noi, abbiamo detto romanzo d'avventura, ritmo incalzante, ci fa viaggiare, si va per mari, galeoni, mappe, ecco, ma io non voglio rivelare tantissimo, ma deliniamo, Luigi, insieme un po' intanto dove siamo, epoca. Sì, ci troviamo nel Mar dei Caraibi nei primi del Settecento. Il protagonista è un giovane avvocato che da Londra si trasferisce nei Caraibi inseguendo una promessa di lavoro nelle Antille. Durante una sosta al largo di un'isola chiamata Norman Island, inaspettatamente il giovane viene convocato a terra dal capitano, che si ferma su quell'isola perché deve incontrare un sua vecchia conoscenza, un capitano francese. Quando arrivano a terra c'è già qualcosa che non va, perché l'isola è abitata da persone di nazionalità diversa, ci sono inglesi, francesi, olandesi, portoghesi e spagnoli, che in quel momento si trovano in guerra con gli inglesi. Parliamo di colonie, chiaramente. Colonie, esatto, guerra, conflitto coloniale. La situazione precipita quando il francese, che è il capitano doveva incontrare, viene trovato morto con la gola squarciata. Da qui parte una vera e propria indagine sull'isola, resa ancora più intrigante per il lettore dal fatto che gli abitanti sono solo 12, nessuno è andato via, nessuno è arrivato, quindi inevitabilmente l'assassino è lì, non si può scappare più di tanto, ecco, esatto, ha il sapore di tutti i grandi romanzi d'avventura, ecco, esatto. Questo vuol dire che non è una cosa positiva, perché ci fa sognare, ci fa viaggiare, ci fa tornare un po' ragazzini. A me è piaciuto tantissimo leggere di te, che tu hai scritto, le cose più belle le ho lette da ragazzino, no? Le cose che mi hanno colpito di più, nel senso che poi quando leggi con gli occhi anche di un ragazzino sogni davvero tantissimo. Eri un ragazzino che leggeva molto, sicuramente? Sicuramente, sì. Ho sempre letto tanto, ma le cose che ho letto da bambino, da ragazzino, sono quelle che forse mi hanno emozionato di più. Non sono necessariamente le più belle che ho letto in vita mia, ma credo che gli occhi che uno ha da bambino e l'emozione che gli scava dentro un libro poi difficilmente vengono replicate. E infatti mi fa molto piacere che diversi lettori di questo libro mi stiano scrivendo per dire che riesco in qualche modo a farli tornare bambini, a farli trovare a quelle atmosfere, esatto, che... Proprio quello che susciti, no? Fai sognare, viaggiare in questi luoghi e anche con gli occhi... Da ragazzini, per chi come noi è più avanti adesso con l'età, poi lo possono leggere anche i ragazzini, perché è un libro poi che può interessare tutti e che, voglio dire, Luigi, sta andando benissimo, perché seguendo anche Libromania e tutto, questo romanzo sta già avendo un riscontro grandissimo, a ragion veduta, ecco. Mi fa molto piacere. Torniamo al libro, ci sono anche due figure femminili. Sì, due figure femminili. Vediamo qualcosa anche su queste due figure. Sì, che hanno un ruolo fondamentale nella trama, dal momento che il protagonista le incontra in momenti diversi e contribuiscono in qualche modo all'indagine che viene portata avanti. Senza rivelare troppo, si può anche dire che chiaramente c'è una sottotrama anche romantica e anche un amore, come dire, uno dei primi amori, quindi amori molto turbolenti, molto sentimentali, molto emozionanti, che investono il giovane protagonista in un momento o nell'altro. Mi sono divertito, sì, a scrivere. Il protagonista queste. Vive una vita, cioè comunque si deve anche lasciare alle spalle un po' la sua, per così dire, innocenza, ecco, diciamo, la sua parte, esatto, di vita un po', ecco, diversa. E questo passa per tante cose, anche appunto per la scoperta dell'amore e con tutti i suoi risvolti positivi e negativi. Mi sono divertito a scrivere queste figure femminili che sono in realtà donne molto forti in un mondo un po' ancestrale, un po' di quasi solo uomini in realtà, ma che hanno un ruolo fondamentale nella trama. Chiaramente, come in tutti i romanzi di avventura che si rispettino, non manca un tesoro, c'è anche quello, non può mancare.
abbiamo parlato di mappe, ho visto che sei anche un appassionato, nel senso, per fare questo romanzo comunque c'è anche un lavoro dietro, delle ricerche, delle letture, ti sei documentato, Luigi? Sì, perché volevo che ci fosse uno sfondo storico e geografico realistico e documentato, quindi l'isola su cui la vicenda si svolge esiste realmente. Io ho aggiunto degli elementi romanzati, ma... Diciamo qual è quest'isola, Norman Island. Norman Island, nelle isole Vergini Britanniche, per la precisione. E il contesto storico appunto è quello di una guerra coloniale realmente esistita, su cui ho delineato alcuni intrighi politici internazionali di mia fantasia in parte, però comunque abbastanza plausibili per l'epoca. Quindi ragazzi, c'è l'avventura, c'è l'amore, il romanticismo, ci sono gli intrighi, c'è quella parte gialla del thriller, c'è di tutto, ci sono i riferimenti storici, quindi non manca nulla. Volevo chiedere a Luigi una cosa, hai detto che gli attori, fra virgolette, di questo libro, appunto... sono di varie nazionalità, no? Spagnolo, italiano, eccetera. Ecco, ma il maggiordomo di che nazione è? Perché l'assassino è il maggiordomo. È sempre il maggiordomo. Se no, che gusto c'è, scusa. Ma dicendo una stupidata, non credetemi. Il capitano è un altro personaggio chiaramente particolare. Dobbiamo molto, dire molto particolare, sì. Assolutamente particolare. I nostri amici scopriranno che Blackmore è un elemento... notevole, affascinante, come dire, affascinante, del romanzo. Notevole, notevole, notevole. Quanto c'è di tuo, Luigi, in questo romanzo? So che mi è piaciuto quando hai scritto, questo è il romanzo che mi sarebbe piaciuto leggere a me. Cioè, io ho scritto qualcosa che avrei amato come lettore. Esatto, quanto sì, c'è di tuo? Così. E anche nel protagonista, ad esempio, ci sono dei tratti autobiografici relativi anche ai personaggi femminili o comunque in lui? Allora, diciamo che il libro appunto è un libro che avevi avuto piacere di leggere, nel senso che magari è anche un genere, questo dell'avventura, un po' caduto in disuso forse oggi nel panorama letterario, quindi faccio un po' fatica a trovare libri che mi appassionino come quelli che leggevo da bambino, e ho voluto provare a scriverlo io, un libro che mi sarebbe potuto piacere. Spero che faccia lo stesso effetto anche ai lettori. Quanto all'autobiografia, quando ho scritto questo libro, come dire, il protagonista aveva la mia stessa età, quindi circa 22 anni all'epoca. Inevitabilmente quindi ci ho messo dentro tutta una serie di sentimenti, di idealismi, di voglia di cambiare il mondo, voglia di scoprire qualcosa di nuovo che si riflettevano nel me stesso dell'epoca. Oggi le cose sono un po' cambiate, però mi piace pensare che sia rimasto questo di me, quindi un certo sentimento tipico della gioventù che spero che accomuni tante persone e in cui diverse persone si possano rivedere. Direi assolutamente di sì, ne stiamo già vedendo i riscontri e ne avevamo bisogno, anzi, di un romanzo così, di avventura. È vero, sembra che a volte vengano un po' relegati solo a dei successi del passato, quasi come se ormai fosse una cosa, no, lì non più della nostra epoca. In realtà non è così, poi proprio la lettura è quanto di più ci deve levare i confini, ci deve far sognare, non deve mai essere... incanalata, quindi anzi, ben venga. Ho letto un'altra cosa bellissima legata al mondo finisce all'orizzonte di Luigi Calisi, che un professore a scuola ha deciso, dillo tu Luigi perché secondo me è una grande anche soddisfazione, ha deciso di assegnare questo romanzo come lettura ai propri studenti. È un docente di una scuola superiore. E quando mi è arrivata la foto e la notizia sono rimasto veramente senza parole, perché pensare appunto che delle persone molto giovani, degli studenti del liceo, quindi adolescenti, leggeranno questo libro sperando che non lo odino perché risulterà come un compito, ecco, mi riempie veramente di emozione, perché penso che ripenso tutto quel discorso sui libri che leggevo da ragazzino in quell'età, e magari, che ne so, qualcuno non è tanto abituato alla lettura, leggendo questo libro gli si aprirà un mondo di altre letture molto più interessanti e importanti di questo libro, e potrò essere orgoglioso di aver fatto fare questo piccolo passo. Assolutamente, una grande soddisfazione, anzi ringraziamo questo professore, perché è anche bello, voglio dire, quando i professori
volgono lo sguardo anche a qualcosa di attuale per i ragazzi. Secondo me non c'è niente di più bello, di fargli scoprire anche, oltre alle cose bellissime del passato, anche quelle attuali. Mi unisco. Senti, ai ringraziamenti, assolutamente. Sì, direi. Stai lavorando a qualcosa? Ci vuoi dare qualche anticipazione? Sì, sto lavorando a un nuovo romanzo e sono in questo momento nella fase di documentazione, quindi sto un po' raccogliendo le idee e le fonti. Perché sarà anche questo un romanzo d'ambientazione storica, completamente diverso, però voglio continuare con questo genere, visto che finalmente mi ha dato una piccola soddisfazione, una piccola grande soddisfazione. Quindi, quindi diciamo rimaniamo sul genere, tutt'altra genere, storia. Genere avventura, ma altra ambientazione, altra epoca, spero stesse emozioni e stessi sentimenti. Benissimo, allora in bocca al lupo, noi ti seguiremo e speriamo presto di parlarne insieme. Intanto ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, ti facciamo i nostri complimenti e ricordiamo ai nostri amici a casa Il mondo finisce all'orizzonte di Luigi Calisi, Libromania. Mi raccomando, acquistate il romanzo, leggetelo perché è imperdibile, ragazzi, davvero. Grazie Luigi per essere stato con noi. Per Real Team TV, Luigi Calisi, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.